Ciao a tutti, benvenuti sul canale, scusate la gola, un pochettino di raschino, ieri ho preso freddo e oggi siamo a Poppi, proprio dietro alle mie spalle, è un borgo medievale, siamo in Toscana, vicino ad Arezzo. Particolarità di questo posto è il castello o il palazzo, palazzo storico con una torre che appena ve lo farò vedere capirete il perché, ma vi posso già dire da ora che quella torre è il prototipo di Palazzo Vecchio a Firenze, costruito nel 1200, bla bla bla, vi lascerò in descrizione un link dove informarvi di più, sigla e poi andiamo a visitare il paese. Siamo all'interno del monumento ai caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Questo monumento fu eretto nel 1925 e da qui si incomincia già a intravedere Poppi, quindi la città storica, col palazzo e la sua torre, che è altissima, volevo dirlo. Poppi si vede già da molto lontano quando ci si avvicina, si può arrivare sia da Firenze che da Arezzo, è più o meno a metà strada fra le due e sfiora le foreste casentinesi, quindi è veramente in una posizione spettacolare. Ma che scorcio qui! Oh! Che spettacolo! C'è anche il cannone. Eccoci. Entriamo ora in Poppi, uno dei borghi più belli d'Italia. Mi stavo chiedendo quanti sono questi borghi più belli d'Italia, perché ovunque andiamo troviamo questa dicitura, quindi a volte ho il sospetto che tutti i borghi d'Italia l'abbiano, ma è solo un sospetto. Ecco il palazzo, XIII secolo, come potete vedere ci sono ancora le rondini, come la sensazione che non si vada da qua. Volevo dire, all'interno del palazzo è diviso in due parti, c'è una zona museale. In questo momento c'è una mostra dedicata a Dante, ovviamente, dopo poi andiamo nel giardino, lo andiamo a vedere per benino. E l'altra parte è invece una biblioteca comunale, biblioteca comunale da intendersi, guardate, non so se si vedono, sono, cosa sono? Cornacchie, non so, boh. Se parto col drone me lo abbattono. E, intendevo dire che la biblioteca è divisa in due sezioni anche lì, una con una collezione di libri storici, ecco qua un'altra visuale della torre, e una invece di libri più convenzionali. Non mi ricordo, però dovrebbero essere più di 30.000 i volumi, i libri storici qui collezionati. Donazioni di persone abbienti. Qui c'è il ponte. Da queste parti c'è anche Bibiena, forse è quella laggiù. Thank you.
siamo nella piazza del paese e c'è una bellissima torretta con un pozzo dove c'è scritto acqua non potabile. Uno diceva: ah, che bella iscrizione in marmo. E poi c'è una bella cappella. Scusate, arrivano delle macchine, ecco. E laggiù c'è un'altra fontana. Splendido sto posto, mi ricorda un po' Brisighella, ma anche i luoghi che abbiamo fatto sul Trasimeno, tutti quei paesini, anche Dogarini. Piero della Francesca, Centro Culturale Casentino. E adesso andiamo verso l'abbazia di San Fedele, una 911S. Oh, guarda che roba! A te la faccio in slow motion. Che meraviglia! Buonarroti, siamo esattamente dal lato opposto di Poppi rispetto a da dove eravamo partiti, infatti alle mie spalle, esattamente qua, se riesco, vedete il palazzo, il castello del paese. E abbiamo girato dappertutto, abbiamo visto il centro storico, il castello e anche l'abbazia. Sansone non ne può più, per cui chiudiamo qui la nostra visita. Noi ci vediamo alla prossima, tra virgolette, puntata. Ciao!